Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi parliamo della differenza fra case vuote, case del tema Natale vuote e case piene di pianeti, perché è una domanda che mi rivolgete spesso e che trovo nei commenti. Nel tema Natale esistono 12 case, no? 12 settori astrologici ed è inevitabile, no? Che qualcuno resti vuoto proprio perché il numero di pianeti, comunque no? I valori in sé non riescono a coprire spesso, a riempire, soprattutto in maniera equa, è molto difficile. E quindi esistono case vuote e case molto aspettate. Cosa significa? In astrologia evolutiva almeno, significa che in questa vita, perché dal punto nell'ottica evolutiva ci sono più vite per trascendere diciamo la personalità e perfezionarla sempre di più. Un essere umano non ce la farebbe mai in un'esistenza sola a risolvere, come dire, tutti i lati ombra e tutte le imperfezioni della personalità e dell'ego. Sulla Terra c'è bisogno di tempo per imparare, per comprendere, anzi, addirittura spesso, sappiamo tutti, no? Che spesso nelle nostre vite, si ripropongono sempre i soliti film, cambiano magari i protagonisti e questo significa che noi siamo decoccio e che non riusciamo a, come dire, a spezzare, a interrompere determinate dinamiche che abbiamo appreso o che ci portiamo dietro proprio a livello di coscienza, no? Di memoria karmica da più vite e quindi attraendo sempre lo stesso tipo di persona e insomma generando sempre le stesse reazioni, siamo più o meno impantanati e se guardiamo magari gli ultimi 10-15 anni della nostra vita non è che abbiamo macinato chissà quanti chilometri in termini di miglioramento. Questo ci fa capire quanto sia, come dire, complicata la ruota del karma, quanto sia complicato per l'essere umano uscire dalla ruota del karma e quindi viene da sé che in ogni vita noi possiamo, come dire, risolvere, affrontare in maniera seria e continua 2, 3, 4, 5, ma già è troppo, problematiche, ok? Quindi i settori vuoti sono quelli che in questa vita tralasceremo un pochino, che l'anima ha scelto di tralasciare nel suo piano divino. Dedicandosi principalmente a quello che lei ritiene le serva in questa esistenza. Quindi i pianeti nelle case piene, cioè quando una casa ospita uno o più pianeti, significa che lì si concentrerà il maggior numero di esperienze, quindi ça va sans dire, di problematiche, finché una persona non capisce qual è la dinamica da interrompere, mentre le case vuote sono quelle dove sì, vivremo delle esperienze, ma saranno quelle che devono insegnarci meno. È particolarmente curiosa la storia di quelle persone, non sono tantissime, però capita, che hanno la quinta casa, che è la casa dei figli, vuota e magari hanno fatto 3 o 4 figli. Come capita che hanno avuto proprio, cioè, una prole numerosa? Come capita che alcune persone abbiano delle cose interessanti in quinta casa, no? Dei transiti interessanti, dei pianeti interessanti, ma non abbiano avuto figli? Nel secondo caso, cioè quando per esempio una persona ha dei pianeti in quinta ma non genera prole, è perché o non riesce, cioè quella sarebbe una delle cose da fare, ma per esempio no, il blocco è tale da non riuscire a farlo e quindi quella è la ruota del karma, tornerà in un'altra esistenza a farlo. Oppure, siccome ogni settore, anche la quinta casa, ha tanti altri aspetti, probabilmente la persona esprime altri settori. La quinta casa è la casa della vitalità, dell'amore, della creatività, di quello che noi lasciamo al mondo. Faccio un esempio, no? È una casa molto emblematica, per questo la cito ad esempio. E quindi magari la persona, voi portate, ad esempio, prendete ad esempio degli artisti. Ci sono delle persone che magari hanno lasciato al mondo una creazione di dischi, di film, di libri, di sceneggiature, di costumi, di pittura, di canzoni meravigliose, magari non hanno avuto figli, ma quelle loro creature erano dei figli. Curiosissimo il fatto, e capita, non sovente, ma capita, di quelle persone che hanno una quinta vuota e mettono al mondo diversi figli. Allora, cosa significa?
che non è l'esperienza in sé della paternità o della maternità a generare loro il karma. Lì si andrà a vedere il governatore della quinta dove cade e là si capirà quell'esperienza a che cosa è servita. Quindi è come se noi facciamo un incidente oggi, io non ho Urano in terza, non ho Marte di transito in terza, però incontro qualcuno magari in ospedale o in quell'occasione e mi cambia la vita. E quindi voi capirete che però il cambiamento di vita magari si vede dal settimo settore, no? Dalle relazioni, per dire. Quindi è un'altra la finalità. C'è sempre una spiegazione, l'astrologia ha sempre una spiegazione, sono gli esseri umani, quindi magari sono io che posso sbagliare nell'interpretazione di un simbolo, perché l'universo, il creato, sono perfetti. Fatti da mani perfette. Spero che questa spiegazione abbia soddisfatto le vostre curiosità e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!